Bentornati ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Siamo in un posto che avete già visto, Park Segreto, non vi dico ancora dov'è. L'avrete già visto nel video, quello dell'enduro in Liguria. Se non lo avete ancora visto ve lo lascio sopra. Questo video è un video che in tanti mi avete chiesto, perché riguarderà il costruire i salti. Questa volta in particolare andremo a ricostruire quei panettoni lì. Sarà proprio un tutorial. Toto, sigla! Prima di iniziare ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, perché per me è veramente fondamentale che voi vi iscriviate al canale, perché riusciamo a crescere gli iscritti e riesco a portare contenuti migliori. A voi non costa niente schiacciare il bottone iscriviti o comunque la campanellina eccetera, quindi iscrivetevi perché mi fate veramente un grosso favore e un grosso piacere in particolare. La primissima regola per spalare è non essere da soli. Abbiamo crew di oggi: Pazzo, Ricky, Ivo, sfigato che non ha mai spalato in vita sua, Alessio che però è infortunato. Si è appena operato al crociato, quindi oggi non spalerà. Gli facciamo vedere per quando guarisce come spalare, giusto? Giusto. Ecco. Comunque, partendo dalla base, la primissima cosa che bisogna avere per iniziare a spalare sono gli attrezzi. Allora, se non si ha uno scavatore o robe del genere, ovviamente si utilizzano attrezzi a mano, e oggi è proprio il caso. Così anche voi potete comprare questi attrezzi, che alla fine li trovate in qualsiasi centro di utensili, perché sono normalissimi. Abbiamo piccone, rastrello, pala normale, che come vedete è una pala che non è niente di che, sono proprio le pale che si trovano nei classici Leroy Merlin o Brico della situazione. E poi invece abbiamo una pala piatta, che dopo vi spiego che cos'è. È un po' diversa dall'altra, come vedete è quadrata e soprattutto è liscia sotto. Come ha detto bene Ricky, anche la carriola può essere utile. Non è detto che oggi la utilizziamo, ma è bene averla. Adesso vi faccio vedere cosa andiamo a fare. Questo è il mucchio di terra che abbiamo oggi. Era stato già un po' shapeato, vero Ricky? In realtà non ci siamo mai riusciti a girare veramente, ecco. Poi con la pioggia, con tutto quanto non... Esatto, come vedete è proprio abbastanza demolito, nel senso, va bene, c'ha le sembianze a questo di un kick. Capite che, cioè, sono praticamente sassi, cioè tutto l'atterraggio è fatto di sassi, anche il fianco, cioè è abbastanza uno schifo. Quindi l'obiettivo di oggi non è solo fare un salto raidabile, quindi girabile, per passarci sopra con le ruote, perché a quel punto veramente qui basterebbe dare una rastrellata, una battuta a sto kick e già si potrebbe passare sopra, ma è rifarlo completamente per farvi vedere uno come si rifà da zero un salto e due per sistemarlo, perché è anche bello avere dei salti precisi e messi bene. Non abbiamo tanto tempo, quindi dovremo anche lavorare abbastanza in fretta, perché abbiamo solo la giornata di oggi, l'ora è cambiata, viene buio alle 5, quindi dobbiamo muoverci. Immaginatevi che questo è un mucchio appena appoggiato di terra, perché più o meno ha quelle condizioni lì, un mucchio di terra, anzi forse è messo meglio perché non ha tutti questi sassi fuori. Abbiamo questo primo panettone che non è in linea con gli altri due, cioè siamo proprio fuori linea, sono tutti e tre a caso. La prima cosa è, dove vi appoggiano il mucchio di terra o comunque dove dovete poi portare voi terra, fare in modo che i salti che avete siano in linea, più o meno centrati. In particolare su questo salto dove siamo noi, come vedete abbiamo allora rampa che più o meno va bene, è in linea con la curva che ce l'ha. Se mi giro e sto in centro alla rampa, e come vedete io non sono proprio al centro centro, nel senso che di qua è bello largo l'atterraggio, di qua è un po' strettino qui in cima, cioè è come se mancasse in larghezza di qua, quindi bisognerà allargarlo già di qua. Stessa cosa poi degli altri mucchi, bisognerà spostare tutto quel fianco di lì su l'altra sponda. Quindi per spostare la terra principalmente adesso si usa piccone per picconare tutto il fianco e rendere la terra bella morbida, perché adesso è dura e compatta, e pala normale, non quella piatta, quella quindi con la punta, questa qua, in modo tale da riuscire proprio a inforcare la terra e tirarla su. Quindi questi due attrezzi sono proprio gli attrezzi fondamentali per spostare le grosse quantità di terra a mano. Gli altri sono più di finezza e vi farò vedere dopo cosa servono. Bene, nel video saranno passati tipo secondi. Qua adesso è la una, siamo qua a spalare da? Solo da due ore. Solo da due ore a spalare, ma sembra passata un'eternità, perché questa terra è veramente, non è una bella terra, è molto molto argillosa, quindi essendo blocchi di argilla rimane collosissima. Ok, vedete che, cioè, la terra è tutta così a blocchi, quindi non, cioè, non è terra normale, è tipo pongo, vedete che si schiaccia tipo pongo. Il problema è che rimane pesantissima da come si dice, giostrare? Da maneggiare. Come vi ho detto prima, abbiamo spostato un sacco di terra dal fianco di qua
al fianco di qua. Voi direte, perché c'è un mucchio di terra qua in cima? Perché adesso questo mucchio qua lo livelliamo un po' per così e vogliamo fare il pianetto non in piano ma leggermente in salita, così ci si alza anche un po' l'atterraggio. Alzandosi l'atterraggio hai più spazio dove mettere le ruote proprio sull'atterraggio. Ha piovuto per un bel po' di giorni, fino a 4 giorni fa. La terra in realtà sotto era già molto bagnata. È un vantaggio quando è della terra buona, è uno svantaggio in questo caso che è molto argillosa, perché come vi ho detto è mega pesante. Però in realtà l'obiettivo sarebbe sempre, quando si spala, creare un impasto perfetto tra acqua e terra, perché se la fai troppo bagnata rimane fangosa e proprio vi si incolla la pala. Nel momento in cui mettete la giusta quantità di acqua, quando battete con la pala, proprio la pala scorre via e rimane la terra incollata dove volete e non alla pala. Comunque, prossimo passo è il fianco, iniziare a lisciarlo, quindi rastrellare proprio il fianco, cercare di chiudere quindi con tutta la terra che cade tutti i bucherellini che si sono formati, e poi con l'altra pala, questa qua, batterlo, perché questa pala come vedete è piatta. Ah, vedete che questa ha tutta questa striscia, questo incavo, che quando batti vai proprio a pestare qua e quindi ti rimangono sempre i segni sulla terra di questo pezzo qua. Questa invece, se sei bravo a battere, batti con questa parte qui, non dove c'è il buco, e quindi ti rimane tutto bello liscio e i salti ti vengono belli lisci. Adesso la bagno, e praticamente la bagno prima in modo tale che adesso un po' d'acqua, la lascio lì un po' così, l'acqua penetra nella terra e si bagna tutto il mucchio, perché se invece voi bagnate subito e poi andate subito a lavorarci avrete lo strato sopra bagnato e sotto rimane comunque asciutto. Invece se gli date un tempo l'acqua entra nel terreno e si bagna, diciamo, tutto il mucchio. E adesso ho già fatto un mini pezzo qua. Il problema di questa terra è che è veramente argillosissima. Come vedete io ho battuto, adesso ho fatto 4 battutine lì. Se usate questo pezzo viene tutto bello così il fianco, e visto poi tutto bello liscio così è una figata. L'unico modo per lisciarla qua è bagnarla un po', questo tipo di terra. Di solito con la terra che uso io al park la bagno di meno, perché è terra meno argillosa e quindi si compatta in maniera diversa. Quindi dovete essere anche abili voi a capire il tipo di terreno che avete e a seconda quindi della terra e del tipo di terra che avete cercare di fare l'impasto ideale. Ecco, l'importante è che quando battete, cioè io batto, quindi metto forza e poi striscio sia avanti principalmente e poi anche indietro. Dovete stare attenti che strisciare indietro è più facile che vi rimanga attaccata la terra. Non sta venendo male, cioè gli stia andando una bella forma, bello compatto. Adesso Ricky finisci questo pezzo di qua. Io invece adesso inizio a rifare la rampa. Abbiamo messo su tutta la terra che avevamo accumulato qua, l'abbiamo solo stesa, abbiamo tolto i sassi e adesso inizierò a shapeare la rampa. Bisogna cercare di dargli un raggio omogeneo a tutta la rampa, eccetto l'ultima parte del kick, che sempre si tende a fare proprio gli ultimi, dipende dall'altezza rampa, questa qua che è molto bassa, che sarà alta 1,5 metri circa, gli ultimi 20 centimetri, quindi una spanna, si fanno proprio piatti, non si fanno chiccati, perché se si fa chiccato in su rischia poi di scalciarvi, di prendervi proprio la ruota dietro e darvi il colpo vi fa andare in avanti. Ricky sta usando la ballerina, ecco, questo è lo strumento che servirebbe a tutti quelli che costruiscono salti. Questa macchina in realtà è una compattatrice ed è la stessa macchina che usano per fare l'asfalto, cioè un piatto che schiaccia continuamente la terra ed è una bomba per fare i pianetti o l'atterraggio. Il kick non si può fare con la ballerina perché non si riesce molto a dargli l'angolazione. Ovviamente non è che dovete avere per forza una ballerina per costruire salti, anche perché anche noi al Monza Pizza Bike Park non ce l'abbiamo. Quella è la macchina che ti evita di spaccarti le mani in mille pezzi battendo come stavo facendo io. Guardate che opera. Manca metà kick, però guardate l'inclinazione della rampa. Ho cercato di fare raggiata dalla base e l'ultimo pezzo, quindi tanto così, quell'ultimo pezzo lì piatto dritto, in modo tale che questa spinge ma l'ultimo pezzo non vi scalcia. Ovviamente si può scoprire solo testando il salto, quindi adesso finiamo e l'obiettivo è riuscire a girare. Everything you're fighting for.
ce l'abbiamo fatta. Abbiamo finito ore 4, quindi dalle 11 alle 4 praticamente a lavorare ininterrottamente. L'unica cosa da raffinare sarebbe l'atterraggio, che l'abbiamo passato molto velocemente con la ballerina. Quindi, cosa dire, veramente, cioè, se volete costruire un salto, ok, noi qua avevamo un mucchio di terra già. Se voi non avete un mucchio di terra, comunque, ovviamente non ci metterete magari un giorno, iniziate a raccimolare terra. Se uno volesse costruirsi un salto del genere, ovviamente magari non c'è bisogno di fare tutto il piano, magari si fa solo rampa e atterraggio e si crea un doppio, e così si risparmia terra da portare. Però l'importante è iniziare, andare fuori, uscite di casa, prendete la pala e iniziate a spalare, a costruirvi i propri salti, perché è la cosa migliore per imparare sia a girare sia a spalare. Qual è l'importante, Ivo, dei video sempre? Se volete fare una cosa, fatela! Esatto. E non dimenticatevi la cosa a metà. Esatto. Non vedo l'ora di provarlo questa cosa qua. Ma sembra la cosa più figa. No? Madonna, tantissimo. Ok, vediamo una persona che prova questo panettone. Vai Gio, vai Gio, fammi vedere un panettone. Vai Gio. Yo. Bene, direi che panettone ha provato. Tra l'altro, girarci subito, come vedete, è ancora un po' morbidino. Si lasciano ancora un po' di strisciate, ma nei prossimi giorni che prenderà sole si indurirà un sacco e sarà perfetto. Comunque adesso basta filmare con la camera e si va a girare. Dreaming niggas sleeping, I'm out for the weekend. Fuck it, all the lean on me. Morgan Freeman, gold chain, gold roll. If she swallow, let me know. Acid tripping, skinny dipping, Pillsbury, get the dough. Then I'm on another show. Check the bell, got the smoke. Riding down Crenshaw. Hey! Young niggas winning, bro. King all of my niggas, queen all of my bitches. Cosa faccio? Frego Ivo o no? Ma quindi ti frego Ivo? Perché non avevo ancora flippato dritto. Che paura! Ivo ce lo fronna tutto. Still riding round with that grip. I sit while I'm selling my buckle. Gold crowns all in our wrists. I be standing high on these couches, looking down on all these snitches. Middle finger to the law, dicking down these niggas, bitches. Tuck your hoe, your bitch is back. All the toes be painted gold, plus Birkin bags. It's what she rockin', pussy pop, that ass fat. I send the owner what I bought, could have a bag. Skinny nigga pockets brolic, I got them racks. Time to wash my niggas money. Illuminazione, che questo parco è anche illuminato, quindi è una figata doppia. Salto fighissimo, veramente una bomba. Abbiamo provato tutti i trick, ci siamo spinti. Tra l'altro stavo proprio pensando che questa linea, perché non è tanto grossa in realtà, è una dimensione veramente ottima. Chi è già capace di fare dei panettoni però vuol provare dei salti ad orto, è proprio una dimensione veramente perfetta. Quindi per Alboreto per esempio sarebbe veramente una figata. Quindi scrivetemi nei commenti se volete vedere un video magari dove facciamo vedere come magari una persona come Albi, che è già capace di passare panettoni tipo quelli del Monza Pizza Bike Park, ma non ha mai fatto una linea di salti in dirt, per farvi vedere come si approccia ad affrontare dei salti del genere. Come avete visto nei video da GoPro, salto funziona perfettamente. Obiettivo della giornata direi completo al 100%. Siamo riusciti a rifare completamente un panettone da zero. Infatti adesso alla fine io avevo i crampi alle braccia, non riuscivo più a girare perché mi si chiudevano le braccia, talmente ho spalato. Il panettone è venuto fighissimo, ci abbiamo girato sopra, abbiamo girato sul mulch. Ho detto mulch, asterischino, ho sbagliato, ho detto mulch ma non era mulch, giustamente, sul bag. Lasciate un like per questo video se vi è piaciuto. Ricordatevi sempre che apprezzo un sacco i vostri feedback nei commenti, quindi scrivetemi
ditemi cosa ne pensate del video, cosa potrei farvi vedere una prossima volta, sempre magari riguardo a come spalare, come creare salti. Cioè anche voi, tu hai spalato poco. Io colpa, il supporto colpa, morale. Esatto. Ah, però pensavate di riuscire a creare da un mucchio di terra tipo quello là che fa schifo, alla fine è venuto una figata. È venuto, no? Una figata, soprattutto quando mi diceva che oggi lo finivamo in un giorno, io sinceramente non ci credevo. Così bene non pensavo, cioè. Io adesso dico la prossima volta, però cioè, dopo... ho fatto un tutorial quasi oggi e voi eravate presenti, cioè. Quindi voglio vedere che fate i compiti a casa. Sarà fatto. Anche voi, soprattutto, cioè non loro già spalano, però voi dovete spalare di più. Prendete la pala, badile, un rastrello, quello che avete, uscite, andate a spalare e ci vediamo al prossimo video.